Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nell'ultimo video assaggio e recensioni per recensione per quanto riguarda i prodottini che ho acquistato su Snack Planet. Ovviamente vi lascio giù nell'info box l'unboxing e anche i due video assaggio. Quindi io direi di iniziare. Dobbiamo iniziare sempre con il dolce perché abbiamo 5 dolci e 2 salati. Di cui di questi 5 dolci 2 sono metà e metà. Io ti ho lasciato tempo per scegliere. Ok, vamos, andiamo. Ok, Hostess, però questa volta è cacao e marshmallow, perché sì, dentro c'ha la crema di marshmallow. Oh, che odore. Sembra... Oppure... La pan di stella. La pan di stella, da quanti anni. Ok, facciamo... Ah, te l'hai fatta vedere. Ma ho beccato dove non c'è, no dai, no. Ti... se poi non te la mangi tutta me la rimane, non ti preoccupare. Che c'è? Non vogliamo di vino, vabbè, vi dico qua. Ma c'è anche il nostro pranzo, per dirvi. Ok. Ma poi l'impasto che a me... Però... è più buona rispetto all'altra perché si sente il cacao. Preferisco di più questa. Sì. Ovviamente c'è anche una bevanda. Buona. Dove? Voto da 1 a 10. Io un bel 6 e mezzo glielo do. No, sì. Buona. Quella là per l'ultima. Ok. Ma abbiamo due fratellini. Infatti voglio prendere questo. Vai. Questa non l'abbiamo provata. Io non mi riesco a ricordare, lo sai? Pure io ricordo di no. Però veramente nell'ultimo periodo abbiamo provato tanti prodotti. Che... Burro d'arachidi e cacao. Aspetta. Non me l'aspettavo così, quindi non l'abbiamo mai provata. No, infatti. Aspetta, fai due. Ti metti tipo quelle barrette con l'uvetta, però non c'è. Non c'è, vero? Non me l'aspettavo così. Cioè, sinceramente me l'aspettavo tipo come quella, tipo Lion che abbiamo provato. Te lo ricordi quella barretta? Questo è fatto con i cereali. Proprio. Buono. Guarda, questo è le panine dei cereali. No, dai, è buona però. I cereali pure erano molto buoni. Vi lascio via, mangio per 24 ore solo cereali americani. Ah, No, dai. Anche 8, 7 e mezzo, 8. Ci sta. Era molto sottovalutata per me, forse visivamente. Però... Pretzel snack bowl. No, bites. Bowl. Bites. Bella la confezione. No, è molto bella. Perché quell'altra che abbiamo parlato nell'altro video e si presenta così pallina. Aspetta. Non volevo rompere per farglielo vedere. Vedi però qua. C'è proprio il pezzo e poi c'è il cioccolato attorno. Aspetta qua per sentirli bene. Però si sente, però non sente molto il salato. Un po' di sale ce lo potevano. No, però un po' di sale. Mettiamo così. No, un po' di sale ci sente, il salato si sente. Però vieni insieme. Più che il prezzo si sente proprio il cioccolato esterno. Quello sono buoni. Però forse avrei marcato di più sul salato. Perché tipo... No. Strike. Formiche. Prego! Cioè tipo... Il cioccolato è molto spesso, quindi si sente proprio assai. No. Ma buono. Dai. 7,5-8. Stiamo dicendo 7,5. Questa ho delle alte aspettative. Lays. Un'altra edizione limitata, gusto KFC. KFC, KFC, lo blocca.
pollo. Gusto? Pollo, polletto. Ha scritto tutto. Odore? A parte che noi non ci siamo mai state, quindi no. Sembra tipo quelle là al limone. Però la patatina è proprio bella, eh? Bella, molto bene. Però io sento il limone. Tu no? Ti bevo un po' lime e peperosa. È vero! Cioè, non tu le mangi? Io non sento proprio quello gusto di pollo. Forse sembra più l'impanatura, ma... Non mi sento tipo pure... No, lime e peperosa questa è... Io sento il pepe. Però il gusto a me ricordano quelle. Allora, a me il primo, proprio la prima patatina, ho avuto tipo un sapore diverso, sembrava tipo un po' pollo. Poi nel mangiarle è lime e peperosa. No, si può. Le altre là erano proprio particolari. Se io dovessi assaggiarle bendate, io sarei lime e pepe. Cioè proprio subito. Ah, a essere buone sono buone, ma per quanto costano? 3-4 euro? 3,90 euro, 4 euro. No. Tipo io vi consiglio di prendere quelle là con, com'era, teriyaki, salsa teriyaki. Quelle tipo tra tutte e due. Allora, io diciamo che la sufficienza la supera, cioè io sì, però sinceramente la merda perché sono buone, cioè non è che dici... Però come particolarità buone. Alla fine non è un gusto nuovo. No, crunchy coconut. Ok. Ma sai questa carta che mi ricorda? Quelle famose gomme. Quelle famose gomme nel pacchetto di sicurezza. Nel pacchetto tipo portafoglio, così. Allora, che odore di cocco. Non riesco a capire. Questo cocco lo sai che mi ricorda? Questo cocco ci fa pure stasera, noi faremo. Dov'è il cocco? Lo sai cosa mi ricorda? Un mi prodotto? Sa di un profumo. No. Il sapore. Ti ricordi il Lion al cocco che non ci piacque per nulla? Non ricordo. Allora, lo stesso retrogusto. Ok che noi mo lo stiamo provando dopo il pepe. Però sinceramente caramello salato era tutta un'altra cosa. Cioè, ha un sapore... Come se fosse tipo profumato. No. Cioè, non riesco a capire. No, non mi piace il cocco. Non mi piace proprio. Fanno profumo. Cioè, si sente il cocco, però sente che il cocco proprio... No, niente di che. Prendiamo fondo un litro di acqua. Prendete... Caramello salato. Wow, quello era proprio buono. Molto più buono. E secondo me, pure l'altro gusto. Quello là, sbaglio, fragola, però. No, non ci vediamo la biba, la bibada. La bibada, 5 e mezzo. Arancia. Orange. No, ti stessare un'altra unghia che... Che figa, boh. Con le calette. Paravi vinci? Vabbè. Energate. No, non o la Gatorade. L'energia. Mamma mia, com'è fredda, è stata 2 settimane in frigo. Mi vado wack. Veramente. No, dai, è buona. Però è molto delicata, l'odore è molto più forte. Le altre erano tipo acqua e un po' di... Invece questa... Buona. Mi piace pure il colore. Molto colorato. Sei un po' troppo fredda. Il fatto che è fresca, mamma mia, è ancora più buona.
non guardare il salato, la caroppa c'è. Cioè, mi tenta proprio. Mi tenta, andiamo col dolce, poi dopo andiamo con l'ultimo salato. Reese's Potato Chips Big Cup. Yeah! Mamma mia. Le patatine. Sì, sì. Ho la delusione che sta arrivando. Filottini ci sono. Ragazzi, questo è un pezzo unico, non te lo mangiare. Questo varrà 10.000 euro. Sono. Ti sei tu di mamma. Ti sto dando a mangiare da Gabriele. Guarda qua. Guarda qua. Ragazzi, ce l'abbiamo solo noi. Questi ce li conserviamo, questi se l'azienda ne ha bisogno. Te li mandiamo. Io però vi dovessi mandare un scatolone di quelli tutti fuori da live. Mamma mia. Già ho sentito. Si vede? Che sei come chi là? È un bel morso, mordito di qua, tipo. Ok, da piano. Cioè, già rispetto a quell'altro, però alla fine sapore lo stesso, cioè. Io penso che nessuno batte quello là che ci piace a noi. Cioè, vedi, mo si sente cric crac, però la fine sapore kill. Cioè, so di me. Cioè, tra questo e quello là pretzel, cambia che questo forse c'è qualche patatina in più. Si sente solo crac crac crac. Bra. Però a livello di sapore è sempre burro d'arachidi. No. Ora quello là si è messo crac crac. No, neanche questo bocciato. Forse secondo me ci dobbiamo. Anche perché no, già un prodotto di sé salato. Quindi capisci, metto pure la patatina rindo. Cioè alla fine non si andrà mai a sentire il sapore della patatina. Secondo me ci mette proprio poco burro d'arachidi per farla sentire. Perché sì, le si perde proprio. Cioè, perché la bomba, se una bomba è uscita. Immagini che questo è quello più buono di tutti. Io queste chiamate mi fa paura, però. Takis. Allora, Takis. Sento proprio la polvere piena impregnata, sai proprio. Peggio della patatina più piccante. Cosa scritto fuego? Fuego, fuego il mio amore. Hot chili pepper and lime. Sono tipo coni, non ho capito. La forma mi ispira, che poi vedi questo è pure quello azzurro che volevo prendere ma non c'era. Io li prendo poi per i pack, non è per il gusto, cioè. Vedo? Blue meat. Mamma mia, sono rossissime. Mi fa tastronzare. Ma no, io vedo. Moriamo. Moriamo. Fuego, suena il fuego che arde. Ma questa è tipo tortiglia avvolta. Perché guarda. Oh, Messico. Quello sei stato solo polverino. Ma già l'hai fatto? No. Ah. Però se fa così. Si sente il limone. Vai, aspiriamo. Dai. Oh, sono forte. Sono forte. Però il limone si sente. Ma un buon danno. È forte, mo sta arrivando. Arriva tutta la bava. No, un'altra la voglio provare. Questo se perché ha il mal di gola. È indicato. Ma che sto scherzando, lui è cordato. Però un po' di... Un po' di lime si sente. Non potessi mai fa. Ma non potessi mai fa tipo la cosa. Già sento un po' più scarica. Tipo la patatina quella del challenge. No, pazzo, quella è nera. Non sta c'entra sali. Riesce. Però mi piace questa tortiglia buona. Ah, il lime. Mamma mia, la sua stomaco sta dicendo ma la kumba!
Non so. Cioè, io vorrei capire chi è che si finisce un pacchetto di patatine intero. Ma chi ce la fa? Ma come fai? È impossibile. Guarda qua. Impossibile. Come fai? Non ho visto voi arance. Lo devi dividere per forza. Dividere? Che devi mangiare leggermente sul tavolo, si aprono uno. No. Questo è un altro tipo BBQ, tipo mamma che mia. Buone. Terza. Anche questo video è andato. Non so che dire. No, più o meno. Dai, sì. Anche questo video è andato, noi speriamo che comunque vi sia piaciuto, fateci sapere se avete già provato qualcosina, cosa ne pensate. Quindi, okay. Quindi noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!